Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. La Giunta regionale della Toscana ha approvato le linee di indirizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. La delibera attiva un contributo di quasi 5 milioni di euro che permetterà di prevedere assegni mensili di cura per un importo di 400 euro per i cosiddetti caregiver familiari, cioè per quei familiari che si prendono cura e assistono un loro congiunto malato, disabile, non autosufficiente. Sufficiente. Le persone che hanno i requisiti definiti dalla delibera regionale possono rivolgersi ai punti insieme, il cui elenco comune per comune con relativi giorni e orari di apertura è disponibile sul sito www.uslsudest.toscana.it. L'associazione Autismo Arezzo prosegue nel suo percorso di sensibilizzazione e informazione sull'autismo anche nella pandemia. Un programma denso di eventi che si svolgeranno dal 16 aprile al 17 maggio e che seguono la riuscitissima manifestazione del 2 aprile del Coordinamento Toscano Associazioni per l'Autismo, di cui Autismo Arezzo fa parte. Si comincia venerdì 16 aprile, appunto, alle ore 18. Con ospite lo scrittore, divulgatore scientifico, musicista, docente universitario e autistico Fabrizio Acanfora. Al centro dell'incontro il suo ultimo libro, In altre parole, Dizionario minimo di diversità. L'evento può essere seguito in diretta sulla pagina Facebook Autismo Arezzo. Al via le domande per i posti disponibili nei nidi comunali e i posti in convenzione nei nidi privati accreditati del Comune di Arezzo. Il termine di presentazione delle domande è per mercoledì 12 maggio. Possono inoltrarla solo online sul sito del Comune di Arezzo i genitori dei bambini e delle bambine residenti nel Comune di Arezzo nati dal 1 gennaio del 2019 all'8 settembre 2020. Ottavo appuntamento questa sera, martedì 13 aprile, del percorso di Lectio Divina sul Vangelo secondo Marco, organizzato dall'equipe Pregare la Parola e guidati dalla biblista Suor Francesca Pratillo, delle Figlie di San Paolo. Gli incontri si svolgono alle 20:30 nella chiesa di San Michele. Si apre la prima edizione di Storie di Umanità, fotografi per Medici Senza Frontiere, una open call di fotografia lanciata dall'organizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere in collaborazione con il Festival Internazionale di Visual Narrative Cortona On the Move, che è in programma dal 15 luglio al 26 settembre. La call è rivolta a fotografi amatoriali e professionisti residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 30 anni ed intende promuovere una riflessione collettiva sulla solidarietà e l'attenzione verso i più vulnerabili attraverso la fotografia. Tutte le informazioni per partecipare si possono trovare sul sito internet www.cortonaonthemove.com. E nuovo appuntamento questa sera alle 21:20 della trasmissione Vis-à-vis. Ospite della puntata Romano Scaramucci in rappresentanza degli Araldi di Santa Margherita. Vediamo una breve anticipazione. Do un affettuoso benvenuto a Romano Grazie, buonasera. Scaramucci in rappresentanza degli Araldi di Santa Margherita. Esattamente, Da Araldi Cortona, naturalmente. da Cortona, gli Araldi di Santa Margherita sono un'associazione margheritiana. Francescana Cortonese. Tre parole, abbiamo già detto tutto. Santa Margherita, Associazione Francescana Cortona. Una storia riassunta in tre parole, ma che parte da lontano. Parte da Santa Margherita. Da Santa Margherita, da un frate, dei frati minori di Santa Margherita, padre Francesco Poletti, che nel 1965 ebbe questa Intuizione. intuizione di fondare un'associazione di bambini, perché nella prima parte della storia degli Araldi è una storia di bambini, poi è diventata una storia sempre francescana e margheritiana, però di adulti. Quei Quei bambini sono diventati adulti, bambini sono diventati adulti, sì, perché poi le cose vanno in un certo modo, attualmente i bambini trovano altre destinazioni, altri interessi, quindi nei primi anni 2000 erano diminuiti molto e quindi nel 2011 alcuni araldi della Primora, che
hanno inteso riprendere il cammino, visto che non c'erano più i bambini, si sono detti ma perché non riprendere il cammino? Quindi abbiamo ovviamente cambiato i costumi, perché anziché i costumini medievali abbiamo messo i mantelli, però lo spirito è sempre quello. Quindi da una decina d'anni in qualche modo vi siete rifondati, possiamo dire, sì, o comunque sì. Ripreso con maggiore... Sì. Grazie a padre attenzione. Federico Cornacchini, e fu lui un po' che spinse in questa direzione, ma perché non ci pregammo sopra molto tutti insieme, perché l'intenzione c'era, però non sapevamo quale strada prendere. E poi consigliandoci tra di noi, pregandoci sopra, meditandoci un po' sopra, pensammo a questa soluzione, riprendere il cammino sempre con lo stesso spirito, sempre certo. Con la stessa missione, però in una dimensione adulta, più adulta, insomma. Certo. E per approfondire e scoprire meglio questa storia, dunque, vi rimandiamo ancora una volta all'appuntamento di questa sera alle 21:20 con la trasmissione Vis-à-vis. Siamo giunti adesso al nostro focus. Monsignor Angelo Tafi, sacerdote di questa diocesi, nacque a Sant'Agata in Arfoli, nel comune di Reggello, il 5 aprile del 1921. Intellettuale, naturalmente curioso, colto, ha dedicato la sua vita allo studio e ha lasciato testi che ancora oggi costituiscono preziosi viatici per la conoscenza del territorio. A 100 anni dalla nascita, Pierluigi Rossi, primo rettore della Fraternità dei Laici, che a lungo collaborò con lui in una trasmissione televisiva, in una emittente aretina, così lo ricorda appunto nel nostro focus di oggi. Grazie per l'attenzione e buona visione. Monsignore Angelo Tafi, nato 100 anni fa, da qualche anno ci ha lasciato, ma ha lasciato un segno indescrivibile e in memore per i suoi studi, per le sue ricerche, per la sua curiosità. Pierluigi Rossi lo ha accompagnato in alcune ricerche significative per scoprire i misteri anche del nostro territorio, della città di Arezzo. Sì, ho vissuto con Monsignor Angelo Tafi i suoi ultimi 5 anni, dal 1995 al 2000. Lui è morto il 14 di agosto del 2000 e il funerale con la Santa Messa in cattedrale avvenne proprio il 15 di agosto del 2000, giorno di Santa Maria Assunta, anno giubilare. Ho vissuto con lui 5 anni che mi ha insegnato, che mi ha introdotto nella cultura, nell'identità della nostra città. Andai da lui a settembre del 1995, lui era molto più alto di me, più imponente, con il basco, con una figura solenne, e quindi mi aveva sempre colpito questa sua figura, questa sua solennità. E andai su a Piavaranco, entrai nella chiesa dedicata e intitolata a San Laurentino, tra l'altro, e vidi Don Celli, che era il parroco, che recitava la messa. E Monsignor Tafi faceva il sagrestano. Io entrai lì, vidi questi due anziani sacerdoti, mi misi seduto nella banca, e poi che cosa successe? Che Monsignor Tafi diceva la messa e Don Celli faceva il sagrestano. Io guardavo questi due straordinari personaggi che si aiutavano reciprocamente. Poi alla fine della messa andai da Monsignor Tafi e disse: Monsignore, guarda, a me piacerebbe sviluppare la conoscenza delle queste antiche pievi che sono localizzate in punti impossibili, strani, diversi, e quindi mi hanno sempre incuriosito quelle pievi antiche. E lui mi guardò, accese la sigaretta, cominciò a fumare. Io stavo lì a aspettare. Dopo 2 o 3 minuti che parlava tra di sé, dice: ma dottore, ma lei non ha nient'altro da fare che venirmi a propormi di fare la visita alle pievi, ma faccia qualcos'altro. Dice: Monsignore, sono venuto qua per chiederle questo pensiero, perché sto portando avanti una linea che è quella del recupero della identità culturale e il senso dell'appartenenza ad una terra. Noi dobbiamo recuperare la memoria per creare identità. E ho scelto lei. Se vuole accettare, a me mi fa molto piacere.
Dice, allora aspetti, andiamo a prendere un bizantino. E andò su in canonica e dice, ritorni fra una settimana, ma ci faccia pensare. E io puntualmente ritornai dopo una settimana e dice, monsignore, guardi, ma una condizione. E quale condizione vuole? Facciamole, senz'altro. Che se devono fare tutte le pieve. Lo sapete quante sono le pieve dell'antica di oggi? 78. Quindi per 78 settimane io, insieme con Antonio Chierici e anche Monsignor Tavi, siamo andati in tutte le pievi della nostra città. E ancora oggi la gente si ricorda di queste trasmissioni. Difatti fu una trasmissione, tra l'altro con l'emittente Teletruria, che mi fa piacere ricordare, realmente epocale, in qualche modo antesignana per tanti motivi. Possiamo dire quindi un accordo all'insegna del Vinsanto? Sì, del Vinsanto, sì, ma era una persona ironica. E l'ironia per me è un'espressione di intelligenza. E faceva delle battute. E poi quando qualche volta io gli facevo delle domande un po' particolari, un po' graffianti, sulla Sacra Scrittura, sui dogmi, dicevo, dottore, lei vuol sapere troppo. Dice, andiamo a prendere un altro Vinsanto. Capirai. Così era attraverso... attraverso tutti questi viaggi. Poi è successo che improvvisamente lui fu operato per un tumore all'intestino, fu operato agli occhi per una cataratta, cascò in terra perché si ruppe un braccio, insomma subentrò questa rapida decadenza e lo portai in ospedale per poterlo aiutare, se non che proprio nel letto dell'ospedale, mentre guardavo lui, e guardavo quegli occhi belli, blu, celesti, molto intensi, e lui si voltò verso di me e mi disse, chi è lei? Allora capì che in quel momento tutto il suo cervello stava cadendo, distruggendosi, e pensavo a tutta la conoscenza della Sacra Scrittura, della storia, tutta la sua esperienza, e vedevo questo cervello che si atrofizzava fino al punto di non sapere più nemmeno chi aveva davanti. Dopo alcuni giorni morì. Qual è l'eredità oggi di Monsignor Tavi? L'eredità di Monsignor Tavi è quello di aver creato un'identità, un senso di appartenenza a una città, aver recuperato la memoria attraverso i suoi libri, aver testimoniato soprattutto che la parola è carità. Perché non si può capire Monsignor Tavi se non prima lo vediamo come sacerdote. Solo vedendo Monsignor Tavi come sacerdote, un uomo che dona, allora si può capire il ruolo storico, religioso di Monsignor Tavi. Non possiamo guardare Monsignor Tavi semplicemente come colui che ha scritto dei libri, sono importanti, ma dobbiamo guardare Monsignor Tavi soprattutto per la sua fede genuina, profonda, la sua particolare devozione alla Madonna. Ha scritto uno degli ultimi libri dedicato a Maria, e aveva questa cultura proprio popolare, profonda, e che voleva donare. La parola per lui era carità. E al dottor Rossi, a quel medico così curioso che andò a bussare alla sua porta, cosa ha lasciato essere stato accompagnato per 5 anni da questa figura? Mi ha lasciato questo messaggio di continuare a servire, a portare la parola, a portare la conoscenza, a ringraziare Dio di aver studiato, insomma ad essere riconoscente alla popolazione, alla terra dove siamo nato, ma soprattutto mi ha insegnato l'umiltà. Questo orologio del 1552 che ci accompagna, questa è la memoria. Questo suono ha accompagnato per secoli il popolo di Arezzo, questa vuol dire la memoria, ma soprattutto l'umiltà. Io con lui ho imparato che solo l'umiltà crea il futuro, solo l'umiltà è al servizio, e dobbiamo passare dalla nostra identità, dal nostro piccolo mondo, alla comunità in cui viviamo. E tutto il mio percorso è sempre stato questo, essere disponibile a servire non solo come medico, ma anche come cittadino la città di Arezzo dove sono nato. We'll be right back.